Un gruppo di attivisti di sinistra ha occupato il rettorato dell'Università La Sapienza ieri sera contro le collaborazioni dell'Ateneo con le grandi imprese come Leonardo o le università israeliane attraverso la Farnesina. A farlo sapere è stato il collettivo Cambiare Rotta, che ha pubblicato un'immagine del rettorato occupato sui social. In questo momento il rettorato è occupato nonostante l'Ateneo abbia deciso di chiudere le porte e quindi chiudere le persone che sono dentro all'interno del rettorato. C'è appunto anche tante di noi che sono qui fuori. Gli attivisti avevano chiesto un incontro con il rettore Antonella Polimeni prima dell'inizio del senato accademico, che non c'è stato. Secondo voci interne di Ateneo, delle minoranze di studenti non possono bloccare l'attività internazionale dell'università. Era previsto un controsenato sul prato antistante l'Ateneo proprio durante l'incontro accademico, ma è saltato a causa della pioggia ed è stato spostato in un'aula. Sapienza intrattiene a vari livelli, insomma, tutta una serie di accordi con, prima di tutto, con Leonardo. Leonardo è un'azienda italiana, un'azienda che esporta morte di fatto, un'azienda di guerra che vende armi che stanno venendo usate nello sterminio in corso. Inoltre Sapienza intrattiene anche una serie di rapporti con università israeliane. Il collettivo lo scorso 8 marzo ha anche tentato di impedire lo svolgimento di un incontro con il giornalista David Parenzo. Già lo scorso ottobre, inoltre, gli attivisti, chiaramente filo-palestinesi, avevano organizzato una protesta davanti al rettorato contro Israele.